Preparati, Chiesa, il Signore ritorna. Questo è un breve studio biblico sulla fine dei tempi. Tratteremo la rivelazione secondo la parola di Dio, da tutto il contesto biblico, soprattutto dall'Apocalisse di Giovanni e dall'Apocalisse vetero-testamentaria, in particolare le rivelazioni del profeta Daniele. Anno 2020. Si vive una situazione particolare, come una pandemia. Si parla di complotti, di catastrofi naturali, di minacce, di vaccini obbligatori, di microchip, del 5G, del controllo mondiale. La domanda è: siamo alla fine dei tempi? Capitolo 1: Il ritorno del Signore. L'annuncio della seconda venuta del Signore appare più volte nell'Apocalisse. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3:11. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Apocalisse 16:15. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22:12. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Apocalisse 22:20. La rivelazione del ritorno del Signore Gesù, come quella della prima venuta, sono scritte anche nell'Antico Testamento, precisamente nel libro di Daniele, dove ci vengono annunciati anche i tempi. Infatti, i giorni della prima venuta del Signore erano conosciuti dal popolo di Israele che stava aspettando il Messia. I dottori della legge del tempo sapevano, ma non hanno voluto riconoscerlo. Nel capitolo 9 del libro di Daniele sta scritto che il profeta Daniele volse la sua faccia verso il Signore con tutto il suo cuore. Quindi ebbe la rivelazione della prima venuta di Cristo, la seconda venuta di Cristo, il tempo della grande tribolazione e l'epoca della grazia. Capitolo 2. Le settimane nella Bibbia. Gli ebrei contavano i periodi in settimane e si capisce da tutto il contesto biblico. Quindi una settimana può essere di giorni o di anni. Vediamo alcuni esempi nelle scritture. Levitico 23:15. Dall'indomani del sabato, del giorno che avete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete 7 settimane intere. Deuteronomio 16:13. Celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo torchio. Levitico 25:8. Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Si parla del giubileo. Genesi 29, da 15 a 30. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, devi forse servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario. Or Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Labano rispose: è meglio che io la dia a te piuttosto che a un altro uomo. Resta con me. Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni a causa del suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi mia moglie, perché il mio tempo è compiuto e io andrò da lei. Allora Labano radunò tutta la gente del luogo e fece un banchetto. Ma la sera prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, il quale si unì a lei. Labano diede la sua serva Zilpa per serva a Lea, sua figlia. L'indomani mattina, ecco che era Lea. Giacobbe disse a Labano: che mi hai fatto? Non è per Rachele che ti ho servito? Perché mi hai ingannato? Labano rispose: non è usanza da noi dare la minore prima della maggiore. Finisci la settimana nuziale con questa e ti daremo anche l'altra, per il servizio che presterai da me per altri 7 anni.
Giacobbe fece così e finì la settimana di quello sposalizio. Poi Labano gli diede in moglie sua figlia Rachele. Labano diede la sua serva Bila per serva Rachele, sua figlia. Giacobbe si unì pure a Rachele e amò Rachele più di Lea e servì Labano per altri 7 anni. Capitolo 3. Le 70 settimane di Daniele. Leggiamo. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Daniele 9:24. Qui si sta parlando di 70 settimane di anni, quindi 490 anni, e chiaramente del popolo di Israele e Gerusalemme. Quindi non si parla della Chiesa del Signore. Poi leggiamo nel verso 25. Sappi dunque, e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 72 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dunque un totale di 69 settimane. Quindi 483 anni dall'ordine di restaurazione e ricostruzione di Gerusalemme. Leggiamo riguardo all'ordine. E gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento del Dio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario, di Artaserse, re di Persia. Esdra 6:14. Daniele si trovava in Persia quando ha ricevuto questa rivelazione, appunto circa 500 anni prima della venuta di Cristo. Quanto scritto è stato confermato dall'archeologia. Continuando a leggere il capitolo 9 di Daniele, al verso 26 leggiamo: dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Possiamo capire quindi che un unto, appunto il Messia, viene ucciso. Poi nel 70 d.C. il Tempio viene distrutto. Lo Stato di Israele quindi non esiste più. Qui finisce la prima parte della profezia. Il popolo di Israele è disperso. Ma con la morte e resurrezione di Gesù è cominciata una nuova era, quella della grazia, il tempo della Chiesa del Signore. Capitolo 4. L'orologio del mondo, Israele. Lo Stato di Israele viene fondato in un giorno, 14 maggio 1948, come fu profetizzato da Isaia. Leggiamo: chi ha udito mai cosa siffatta? Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno? Una nazione viene forse alla luce in una volta? Ma Sion, non appena sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Isaia 66:8. Il periodo in cui sarebbe accaduto è stato profetizzato da Osea, infatti dovevano passare 2000 anni. Leggiamo: in 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi, e noi vivremo alla sua presenza. Osea 6:2. I 2 giorni sono i 2 millenni che sono passati prima che Israele divenisse uno Stato, e il terzo giorno si riferisce al millennio che verrà, dopo la grande tribolazione e il ritorno del Signore. Confrontare Apocalisse 20 da 1 a 6. Infatti, per Dio, un giorno è come 1000 anni. Leggiamo: ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Seconda Pietro 3:8. Capitolo 5. La generazione del figo. Il rapimento della Chiesa ed il ritorno del Signore. Una generazione dura dai 70 agli 80 anni. Leggiamo: i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. Salmo 90:10. Da quando il figo è germogliato,
cioè Israele è diventato uno Stato ed il popolo è tornato alla terra promessa, è cominciata l'ultima generazione. Leggiamo. Disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscerete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Luca 29:32. La generazione alla quale si riferisce è appunto l'ultima. Quando vedrete accadere queste cose, questa generazione non passerà. Sappiamo quindi il periodo, ma attenzione, il giorno e l'ora non c'è dato di conoscerle. Leggiamo. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Matteo 24:36. Ci troviamo quindi alla fine dell'ultima generazione. Sono passati già 72 anni dalla nascita di Israele. Se l'ultima generazione dovesse durare il massimo, cioè 80 anni, quindi tra circa 8 anni il Signore dovesse tornare, siamo ormai agli sgoccioli. Infatti Gesù prima rapirà la sua chiesa, dopo ci saranno i 7 anni della grande tribolazione, alla fine dei quali lui ritornerà. Rapimento della chiesa. Leggiamo. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Prima Tessalonicesi 4:13-18. 7 anni di tribolazione. La prima parte della grande tribolazione la troviamo scritta nei capitoli dal 6 al 12 dell'Apocalisse, dove l'Anticristo si presenta come un benefattore, circa 3 anni e mezzo. La seconda parte, invece, dal capitolo 13, dove l'Anticristo si manifesta per quello che è. Il ritorno del Signore. Leggiamo. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dei quattro venti da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24:29-31. Possiamo comprendere che il rapimento della Chiesa lo fa Gesù sulle nuvole, risuscitando prima i redenti che sono già morti e poi prenderà i redenti ancora in vita. Al suo ritorno, invece, manda i suoi angeli per riunire tutti gli eletti. Capitolo 6. Raccomandazioni. La parola ci invita con vari passi a badare alla nostra condotta e al ravvedimento. Leggiamo. Badate voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo. Luca 21:34. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo.
Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscite all'incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Matteo 25, dal 1 a 13. Capitolo 7. Conclusione. Quale insegnamento ne traiamo da questo studio? Possiamo dare una risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio? Ebbene sì, dobbiamo ammettere che siamo alla fine dei tempi, che Gesù sta per rapire la sua Chiesa e che la grande tribolazione è ciò che spetta a coloro che, in quel giorno, non saranno trovati con le vesti lavate col sangue dell'agnello. Dobbiamo quindi farci trovare pronti. Cosa vuol dire? Significa che dobbiamo lasciare perdere tutte le cose e pensare a cose più importanti, ciò che è veramente urgente. Tu sei pronto? Se la risposta è no, lascia tutto, trova qual è l'impedimento e risolvilo. Mettiti in preghiera e non smettere fino a quando non hai risolto e non hai ricevuto il perdono dei tuoi peccati e non ti sei riconciliato con Dio. Come fece Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto». In Genesi 32, 26. Se sei nato di nuovo, hai già sperimentato l'amore di Gesù, quindi vai ai suoi piedi come hai fatto il giorno della tua conversione. Lui ti sta aspettando. Se non sei nato di nuovo o non sai cosa vuol dire, bisogna che cerchi Dio con tutto il tuo cuore, credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e invocare il suo perdono per ogni tuo peccato, perché siamo tutti peccatori. Riceverai la salvezza dalla dannazione eterna e diventerai un suo figliuolo. Leggiamo: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Giovanni 3,16. Leggiamo ancora: «C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: "Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui". Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Giovanni 3, da 1 a 3. La nuova nascita è una rinascita spirituale, un ritorno a quella purezza di cuore che si aveva da bambini. Non si attiene con dei riti particolari, ma basta invocare Dio e il suo perdono con tutto il cuore. Lo Spirito Santo ti aiuterà, facendoti capire dove hai sbagliato, e tutto ciò che prima amavi ma ti faceva male, perché era peccato, non avrai più voglia di farlo e sarai dispiaciuto per quelle cose. Ma dopo il tuo sincero pentimento, il Signore metterà nel tuo cuore una gioia ed una pace che non hai mai provato prima. E sarà la conferma che sei diventato un figlio di Dio e il tuo nome sarà scritto in cielo. Leggiamo: «Quando avrò detto all'empio: "Per certo tu morirai", se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Tutti i peccati che ha commesso non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, per certo vivrà». Ezechiele 33, 14, 16. Che Dio ti benedica. Maranatha, il Signore ritorna.